Ho scelto di fare un film documentario sul sito della Madonna delle Galline perché quando ho visto per la prima volta questo mondo della devozione popolare in Campania, ho capito che era un mondo ricco di culture e di storie del nostro paese che andava raccontato. E all'interno di questo ambiente, di questo contesto, ho trovato queste figure mitologiche, direi, che sono i femminilli devoti, che animano la festa e che sono detentori dei più grandi saperi rituali legati alla devozione. L'esperienza di girare questo film è stata un'esperienza quasi mistica. Io ho scelto di trasferirmi sul posto a Pagani per frequentarli e vivere con loro fino al punto da sentire quello che loro sentivano. Questo perché ho capito che cosa davvero metteva un'energia in questo mondo che volevo raccontare erano i sentimenti dei devoti. Quindi convivere con loro è stata in realtà la più grande esperienza documentaria che io abbia mai fatto fino a questo momento della mia vita, e che in realtà tutt'oggi ancora esiste perché accompagnando il film in distribuzione insieme ai personaggi, questo incontro tra culture e questo trasportare la cultura di Pagani e della Madonna delle Galline nel mondo, continua a darmi ancora tante cose e a insegnarmi tanto sul rapporto tra il mondo reale e il mondo dei devoti, alla Madonna delle Galline. Questa caratteristica, dionisiaca, io direi, della Madonna delle Galline, che è propria di tutti i riti, del culto mariano in Campania, è in realtà legata alla matrice pagana di questi culti, alla matrice pre-cristiana. Questi culti sono antichissimi, sono stati poi abbracciati e inglobati dalla cultura cristiana e adesso convivono in una forma sincretica, di celebrazione pagana e cristiana nel contemporaneo. Ma in realtà, il culto pagano risponde al principio, di causa effetto e risponde al principio, di sovrapposizione e unione con il naturale svolgimento del ciclo naturale della vita, che ha a che fare appunto con il principio di causa effetto e con il ciclo, che è quello semplicemente del giorno e della notte, quindi dei due poli opposti che si susseguono e che sono funzionali alla vita l'uno dell'altro, il che vuol dire che bisogna avere un caos per avere un ordine. E questo succede a Pagani, come in tutti i luoghi di culto pagano, in maniera completamente spontanea. Spontanea perché il popolo è totalmente allineato con quella che è l'energia della tradizione, con questo rito che si ripete e che loro hanno nei geni e che trasportano da millenni, tramandandosi questa cultura e questo richiamo di generazione in generazione, ed è quindi totalmente spontaneo. E ancora più straordinario è come questa chiamata alla partecipazione e alla prosecuzione del rito, perché ripeterlo vuol dire garantire nuova vita al rito e alla comunità, unisca tutta la popolazione in uno stesso insieme, che siano cattolici, pagani, femminili, anziani, vecchi, stranieri, locali, tutto. Questo rende tutto unito, crea un'unione, un'unità che poi il giorno dopo si riscioglie in una nuova diversità. E questo è il ciclo della vita. L'effetto sulla vita delle persone non è un effetto, l'effetto della festa, di questo sentire e di questa attitudine anche al lasciarsi andare pur restando in un ruolo, perché all'interno della festa ognuno ha il suo ruolo, è una festa molto disciplinata da questo punto di vista, in realtà è qualcosa che avviene in maniera totalmente spontanea, quindi non c'è una vera imposizione, ma questa attitudine e questa naturalezza nel vivere, nel prendere parte al rito, nel proprio ruolo, crea in realtà un certo tipo di forma mentis, che si nota soprattutto poi nell'apertura, ad esempio, a certe tematiche o a certe situazioni. Un esempio tra tutti potrebbe essere
l'integrazione dei femminili nell'ambiente cattolico, all'interno della Chiesa, all'interno della comunità, con un ruolo ben preciso, e in una società che invece potrebbe apparentemente essere omofoba o comunque chiusa alla diversità di genere. E invece il grande lavoro mentale e psicologico che la partecipazione alla tradizione opera in maniera inconsapevole sulla popolazione fa sì che dopo ci sia una struttura mentale atta ad accogliere e gestire questo tipo di diversità, perché la festa e la cultura della festa ti fa accettare in realtà il diverso, perché tu quel giorno sei diverso, esci fuori da te, fuori dal corpo, trascendi, no? Verso qualcosa di altro, che in questo caso è la Madonna delle Galline, e quindi sei pronto ad uscire dal corpo e ad uscire dalle tue convinzioni mentali. Allora, la produzione è durata circa 4 anni. E, diciamo che le riprese si sono svolte su 3 annualità diverse, e quindi Pagani si può definire un vero esperimento di regia, in quanto è un incrocio al montaggio di 3 annualità differenti e di 3 feste differenti. Quindi molto spesso la stessa scena, la stessa situazione è raccontata con 3 anni diversi montati insieme in modo da sembrare un'unica scena. Quindi ad esempio il campo è del 2013, il controcampo è del 2014 ad esempio, e poi c'è stato un anno di post produzione, quindi in totale 4 anni. Allora, la produzione di Pagani è iniziata nelle mie mani, quindi ho iniziato a lavorare al film come autrice, regista e produttrice. Poi dopo il primo anno di lavorazione, quindi di sviluppo e riprese preliminari, ho capito che il film aveva bisogno di un impianto produttivo più grande, e quindi grazie alla selezione in un progetto di DocKit che si chiama Matchmaking, Italian Doc Screening, ho incontrato Antonella Di Nocera di Parallelo 41, e così è nato il nostro sodalizio, per cui la produzione è passata poi nelle sue mani ed è stata portata a termine appunto dalla sua società.